Ricordatevi che c'è lui, Chi è lui? E almeno un 2500 dollari ogni volta che vai. Ma scendiamo insieme a sto cazzo, Gennaro. Ci butti in mezzo adesso, dobbiamo... adesso, Gennaro, ti giuro su Dio. Ma mezzo giorno mi bacio, che cazzo? A me no, si fumo. 2500 dollari. Sì, lui prende appunti su tutto. Non 39, è il fondo cassa. Ah, il fondo cassa. 2500 di fondo cassa. Perfetto. Vabbè, vabbè, ci sta. Lui è Paolo. Ciao a tutti ragazzi, mi chiamo Paolo. Esperto di appunti. Appunti, caos e saltuariamente di crimini. E c'ha fedina penale pulita. E... pulitissima, come il culo di un bambino. Quindi cercheremo di rimanerlo. Di rimanerlo. Ottimo. Cercheremo di tenerlo pulito. Cercherò di tenerlo pulito. Vediamo oggi come va. Sarà il primo test, insomma. Ma... e allora se lo vuoi tenere pulito, non andare alla diga. No, non vada alla diga, te preoccupare. Non andiamo alla diga. Guarda che io non l'ho messa così, sì. Ti giuro. Vabbè, sì, sì. Ma guarda questo. Ma t'hanno bucato i commenti. Fermati, fermati, Bobo. Appunto, vedi che non ho fatto niente io. Mi hanno bucato le gomme. Vai avanti, vai avanti. Ma chi è stato? Vai piano però. È vai, stato quel vai tizio. Vai piano. Accosta da destra, accosta da destra. È stato quel tizio muto che mi ha detto ottimo. Fermati, fermati. Fermati. Ok. Spegni il motore. Il signor ottimo, ma ha sicuramente bucato le gomme. Ma chi te? Chi? Il signor ottimo, quello che mi ha detto ottimo. Mi ha bucato le gomme sicuro. È stato lui. Aspetta, non mi ricordo chi è. Oh, sto a far mente locale. Chi cazzo? È il tizio che mi hai presentato oggi insieme alla tua specie, sottospecie di gang. Quello che mi ha detto ma ottimo. Ma che cazzo gliene frega? Che, ma non ha mai fatto una cosa del genere in vita sua. Chi è matto? Siamo delle... oddio, forse sì. Pronto? Signor Dio. Sì? Avrebbe 5 minuti per parlare. Non ho capito, io devo avere 5 minuti o te c'hai 5 minuti? Dio mio, 10 secondi mi sono già pentito di averti chiamato. Ma non ho capito che cazzo hai detto! Jerry, abbiamo un nuovo Guinness World Record. Chi è Jerry? Hai 5 minuti per parlare. Di cosa? Voglio parlarti un attimo. Ti devo mandare la posizione? 5 minuti, sì. Vabbè, sì. No, sì. Senti, io non so come sia possibile, ma sta venendo Bonifazio qui. Oh, oh. Perché? Che ne so, ma deve parlare, ma minaccioso. Sì. Ma sì, chi? Merda. Avevo ragione, allora, è stato lui. Ma che c'entra lui? A parte non mi risponde manco un meccanico, porca di quella puttana. Scusa, che ti ha detto al telefono? Non ho capito. Che mossa arriva qua, mi deve parlare 5 minuti, poi non lo capisco, parla tutto forbito, boh. Sto borghese de merda. Ah, ci puoi giurassa? Ma vabbè, mula, senti. Per altri motivi, non... senti, non mettila in mezzo, per favore, Non abbiamo avuto il piacere di presentarci. Salve. Io sono Bonifazio Barber. Io sono Paolo Limiti, piacere. Ah sì, ho Limiti, piacere. Sta succedendo? Dale. Sì. Io te lo dico proprio di alto. Ok. A meno di decisioni mi dica... Ma hai tagliato i gomme te? Era questo che volevi dirgli? No. E io non so chi lei sia, signor Limite. La paranza è finita. Quindi volevo semplicemente dirti... Sì. Che mi dis... Ma lei trascrive tutto? Sì, sto prendendo appunti perché chissà quando mi ricapita. Prego, prego, vada avanti. Sì, dimmi. Semplicemente mi dispiace tantissimo per come siano andate le cose tra noi. Ma io devo lo sparare in testa, mo come faccio? Non ho capito, vuole diventare presidente dell'isola? Mi sarebbe piaciuto, ma purtroppo non credo succederà mai. La mia fiatina penale è lunga come il libro di Dostoevsky. Ha mai pensato di mettere un piscuano al suo posto che controlla, un po' come fece Bush e il suo vice? Un pesquano è un ottimo termine, mi piace molto. Gennaro e Pino fanno un po' il cazzo che gli pare. E quindi questi due colleghi nostri sono troppo... Non saprei neanche come definirli. Dei malati. Sono incontrollabili. Dei malati di mente, eh? Sì, ma dei rincoglioniti. Cioè, non sono incontrollabili come una forza della natura. Sono più imbecilli.
Ok. Beh, sì, conosco un bel po' di persone che potrebbero essere così. Ma cazzo, sembra quasi che vi conosciate da un sacco di tempo. No, semplicemente la pensiamo uguale per tante cose. Insomma. Oh, fa una cosa. Ma sa di grande difficoltà per me. Molto piano. Molto piano. No. Ti ho fregato, stronzo. Dicevi? Prego, Dave, scusami, mi sono messo nel mezzo. Io non so che dire. Mi servirebbe una salvietta umida